Cari amici di Telebari, bentornati a tempi supplementari. Tema Nostalgia Canaglia, in studio non Albano Carrisi, ma Francesco Marocco, anche meglio, con il suo libro Mai innamorarsi ad agosto, che è Esatto. una storia molto carina, di un calciatore che vive anche il bisogno di stabilità. È un incrocio fra il sogno di una carriera precaria e il bisogno di un qualcosa di, tra virgolette, stabile, sicuro, ecco. Alzarsi la mattina con la sicurezza e quindi ricercare un lavoro normale, giusto? Eh sì, quella nostalgia di cui parliamo nella puntata, che è qualcosa che manca, qualcosa che si desidera e che probabilmente lavorativamente a una generazione è negato e quindi che rende le cose più Alziamo la mano perché difficili. siamo noi la generazione, l'alziamo, presenti tutti e due. A proposito di nostalgia, l'ospite capita veramente con estrema puntualità. Perché si dice che le forbici servano a tagliare il passato, la nostalgia è figlia del passato e abbiamo uno dei protagonisti di un gruppo musicale fresco, interessante, appena uscito con l'ultima, mi viene da dire pubblicazione perché siamo in tema di libri, ma con veramente una musica molto interessante e frizzante dal titolo emblematico Pinocchio, CD tratto da il musica tratta e singolo tratto dal CD Il Sistema, do il benvenuto ad uno juventino come me, apriamo le danze, benvenuto a Luciano. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, caro Luciano, mentre osserviamo le immagini del vostro video ufficiale e mentre parliamo di Pinocchio, tu da juventino ricorderai che Pinocchio era il soprannome di Van der Sar. Io Van der Sar non lo sopportavo, Neanche io. perché amavo Peruzzi. Come no, che adesso è tornato come allenatore in seconda di Ciro Ferrara nella Samp. Ma Sì. andiamo sul concreto. La nostalgia è un pochino qualcosa che lega come un cordone ombelicale invisibile un cantante anche alla sua infanzia. Io e Francesco scriviamo perché forse siamo innamorati della nostra infanzia. Un cantante compone e suona come la band Le Forbici, anche un po' per nostalgia del passato. Ecco, Pinocchio di Collodi. È il libro e poi è diventato anche il cartone di un'intera generazione. Sì, sicuramente la nostalgia fa parte anche nello scrivere una canzone, nel cantarla, assolutamente sono d'accordo. È un pezzo di storia la nostalgia che tutti abbiamo dentro. Ma Pinocchio sembra capitare a fagiolo, ecco. Pinocchio dicevo un po' di bugie. Come nasce, diciamo, il titolo di questa canzone? Sicuramente non è una canzone bugiarda, partiamo da questo. È una canzone che racconta cosa? Pinocchio praticamente è un deluso, È un praticamente nostalgico! è deluso certo anche per le bugie che gli sono state raccontate a lui, quindi diventa bugiardo e oltretutto mette proprio in faccia a tutti la verità, quindi dice che la fata è una bugia, e tanto da arrivare anche ad ammazzare il grillo che gli dà i consigli. A proposito di uccidere il grillo, tutti quanti abbiamo ricevuto una grande bugia, giusto? Nella nostra vita c'è la grande bugia. Ad esempio, mia madre mi diceva sempre: mangio il merluzzo che cresci bello. Ecco, non mi è successo tutto questo. Qual è la più grande bugia? E per dovere di ospitalità, Luciano, tu mi capirai da Juventino, partiamo dal nostro Francesco Marocco. Ecco, la bugia più grande che ti hanno raccontato. E poi lo chiedo anche a te, Luciano, eh? Ma dai, da piccoli quella di Babbo Natale è sicuramente Quindi la bugia più la più grande. classica delle bugie, lì ci siamo cascati tutti. Effettivamente, io ancora lo cerco, Babbo Natale. Ci serve. Luciano, invece, anche attualizzando il concetto, ecco, si dice chi è bravo va avanti. Non è una grande bugia questa, parliamone. Che bravo avanti, no, non è sempre vero, hai ragione, non è sempre così, dipende dalle occasioni. Comunque mi affianco alla bugia su Babbo Natale, Ci ha rovinato la vita, Babbo Natale. perché Babbo Natale, però la cosa bella è che poi in fondo è proprio bello credere a Babbo Natale, no? Io mi sono sempre domandato, ma se Babbo Natale e la Befana sono marito e moglie, i folletti sono i figli? Non l'ho mai capita sta cosa. È una delle mie più grandi forme di curiosità. Come dicevamo, quindi, la musica tante volte può raccontare anche uno spaccato di vita reale. Nel testo Mai innamorarsi ad agosto c'è uno spaccato di vita reale. Sì. Un calciatore che scopre il bisogno di stabilità, quando il precariato è la forma più alta anche di
monetizzazione per un calciatore. Calciatori che grazie alla sentenza Bosman, Luciano è un amante del calcio, lo sa bene, più si avvicina la data di scadenza, più aumenta l'incertezza sul futuro, maggiore è il cachet, ovvero lo stipendio del calciatore. Ti domando, caro Luciano, quanto aiuta la precarietà nell'arte, secondo te? Cioè, il desiderio continuo sì di doversi misurare con nuove sfide, con nuove avventure, ma quanto è brutto ogni volta riniziare da zero e capire che ogni CD è una nuova sfida, una nuova vita? Guarda, è brutto, però poi è bello il fatto che uno si tira sulle maniche e ci riprova e continua comunque a credere in quel sogno. Per me è la musica. Ma di voi, stiamo vedendo una foto, diciamo, vostra del quartetto, sì, delle forbici, ma di voi chi è che non usa le forbici? No, giusto per capire, c'è qualcuno che non le usa, che è un po'... No, diciamo che le uso solo io. Si vede dal resto del contesto e della squadra. Chi è Pinocchio nella musica italiana contemporanea, o se non vuoi dircelo della contemporanea, chi lo è stato? E chi è Pinocchio? Pinocchio è... non, mi ritiro da questa domanda io. Dovremmo chiederlo a Pino Scotto, che è stato nostro gradito ospite, che non avrebbe avuto peli sulla lingua, caro Luciano. Lui non avrebbe avuto problemi. Assolutamente. La location, quanto è importante in un video musicale della tua band? È tanto. La location, basta una location davvero interessante che il video è fatto. Quindi una location bella fa il video tante volte. E tante volte diciamo che anche un po' l'animo, tra virgolette, è vero? È anche quello che carica i cantanti, è anche quello che crea l'atmosfera. Qual è l'atmosfera invece migliore per scrivere e nella quale è scritto Mai innamorarsi ad agosto? Luciano, io ad agosto mi sono innamorato, sono stato benissimo. Non so tu, però il libro dice così. Non fatelo, perché ad agosto poi di solito le storie finiscono. Allora domandiamo, caro Luciano, perché secondo Francesco Marocco non bisogna innamorarsi ad agosto? Io mi lascio subito. Ma perché agosto è il tempo delle cose fatte con leggerezza, dei progetti, delle parole d'amore scritte sulla sabbia, è il tempo... Qualcosa che fugge, e anche un monito sempre sull'impossibilità generazionale di costruire qualcosa di stabile. Quindi diciamo che abbiamo sbagliato, no, tutto. Se ti è andata bene, ti è andata bene. Mi ha convinto, Luciano. Ma sai cos'è? Che ad agosto siamo tutti più solari, no? E quindi funziona che c'è la legge dell'attrazione, c'è niente da fare. Quindi quando uno è positivo attrae le persone, quindi e tutto arriva. È facile innamorarsi. Tutto arriva. A proposito di nostalgia, prima di salutarci facciamo un cameo sul calcio. Il tuo libro narra di questo, sì, narra anche di un protagonista un po' sfortunato che cade nella trappola del doping. Esatto. Caro Luciano, quanta nostalgia hai tu per la nostra, per la tua Juventus che prima dell'epopea di Calciopoli, insomma, dominava la scena? Come vedi questa Juventus e soprattutto quanto ti piace una squadra che per oltre 40 partite è imbattuta? Ma di quella Juve lì ho nostalgia, perché ho tanti... Qual è il giocatore che più ti manca? Molti dicono Trezeguet, perché risolveva le partite. Ce n'è tanti, ce n'è parecchi di quella Juventus lì che mancano, però come non... Cioè, un campione bisogna ricordarlo, vabbè, a parte il campione dei campioni, del capitano... però uno Zidane, come non fare a ricordarsi di Zidane? Quindi non sei d'accordo, e lo domando anche a Francesco, con la definizione di Agnelli: bello ma non utile. No, che no, è quello che dicono di me le ragazze, no? Scherzo, Luciano, una cosa veramente molto... No, di là delle battute, Zidane ha giocato tanto e bene, ma ha vinto nulla con la Juve. Però è stato uno dei centrocampisti più forti che abbiamo avuto, secondo me. Poi la poesia non deve essere utile, la poesia deve essere bella. Certo, però contano anche i risultati, cioè per chi si è fatto 6 anni di Serie B, poi c'è tanta voglia di tornare a vincere, o no, Luciano? Mamma mia, hai voglia. Allora, ricapitoliamo, facciamo un bel giochino. Okay. Francesco compra il CD di Luciano, Pinocchio, tratto dal sistema. Certo. E il nostro Luciano compra Mai innamorarsi ad agosto, va bene? Facciamo questo scambio culturale. Sono d'accordo. Anche io. Va benissimo, grazie veramente Luciano per essere stato qui da noi, insieme al mio ospite in studio Francesco, qui a Tempi Supplementari. Spero di risentirti presto, un saluto a tutta la band e complimenti per l'ottimo lavoro fatto. Grazie ancora, un saluto a tutti. Ciao. 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 Torniamo subito, pubblicità, torniamo subito.